Buongiorno da Alessi e Sonia, ancora qui in cena. Quest'oggi faremo una cosa bellissima. Cosa, Ale? Andiamo a guardare i panda nello zoo. No, non dovevi spoilerare così. Mi hai chiesto tu cosa? No, dimenticate. Andiamo allo zoo. Andiamo allo zoo a vedere gli animali, tra cui uno molto tipico della Cina. Qual è? Commentatecelo qui sotto. Chissà quale sarà. Alessia, ti uccido. Tristezza. Vabbè, comunque, entriamo. Vai, Eliu, entra. Ci fate passare, scansioniamo ed entriamo. Okay, okay. E ci siamo. Non so cosa ci faccia un trenino da circo, però sì. E neanche un melone là in mezzo. E vediamo qua i babbuini, che sono scimmie. Mamma mia, guardate, ragazzi. Che simpatici. Oh, che carucci. Ma c'è il sederino rosa. Guardate come si arrampica. Anzi, devo dire che per essere uno zoo hanno uno spazio abbastanza grande per stare. In genere non amo molto queste situazioni perché stanno in gabbia. Insomma, non è molto bello. Però i panda li dovevamo vedere qui in Cina. Dove se no? E poi magari decidono pure di estinguersi e non li vediamo più. In realtà li ho visti in Giappone, però Alessia no. No, non li ho mai visti. Infatti ero molto curiosa di vederli. Spero siano aggrappati a una foglia di bambù. Anzi, a un... Sì, una foglia cadrebbero decisamente. Ecco qua, un altro parchetto per scimmie che però se ne stanno giustamente intanate all'ombra. Non so se riuscite a vedere, ce n'è una seduta lì all'angolino e un'altra sopra quel masso. No, vabbè, guardatela che caruccia mentre si mangia non so che cosa. E là c'è un gatto, che ci fa un gatto lì, ragazzi? Ma in che senso? Si sa, i gatti arrivano ovunque, conquisteranno il mondo. Ma come c'è finito là? Boh. Comunque ragazzi, vi svelo un segreto, io sono un'appassionata di scimmie, le adoro, cioè proprio sono il mio animale preferito insieme ai gatti. Guardate come camminano, che carucce. Quello lì non si sa che cosa stia facendo, sta rastrellando il pavimento. Cos'è, vuoi fare la nuova pavimentazione? C'è una scimmettina curiosa. Ma la scimmia? Ma non lo so, penso di sì. Cos'è, cos'è? Che c'è? Monkey! Ma vedevo la coda di quell'altra scimmia che si agitava. E diciamo, ma che è una tigre là dentro? Guarda il culetto di me. Che faccia simpatica che ha. Ah, aiuto, è qua, è qua. Scimmietta, ciao, è scappata via. Guardate questa che si arrampica. Sono simpaticissime. Queste secondo me sono le classiche scimmie che ti tolgono le cose dalle mani proprio giusto per il dispetto di farlo. Guarda come si è arrampicata là. Ma c'è un cucciolotto. No vabbè, questa scimmia ce l'ha col cane. Non ho capito se si spaventa o se lo sta sfidando. Aiuto. Canuzzo la vuole prendere. Ah, si è arrampicata. Mi sa che lì sopra non ci puoi arrivare tu. Ragazzi, guardate questa scimmia, è proprio bruttina. E poi c'è una coda lunghissima. Ehi, hai la cresta? Che capello ribelle. Sei una scimmia rock. Siamo arrivate nella zona in cui ci dovrebbero essere pitoni e coccodrilli, ragazzi. Una paura pazzesca perché qui non ci sono reti, staccionate, nulla. Cioè, è tutto molto free. Guardate, cioè, così potrebbe spuntare un coccodrillo o un pitone da un momento all'altro. Ok, per fortuna non ne stiamo vedendo. C'è un serpente intagliato nel legno. Ma non si vede nulla all'orizzonte. Meglio così, siamo ancora in tempo per scappare e non farci sbranare vive. Ma io spero che non siano realmente qui, cioè... E dove vuoi che siano se ci hanno messo che l'indicazione è qua? No, ma non possono essere così liberi, aperti. Cioè, te lo sputo uno alle spalle così può. Mi sono spaventata. E si entra alla scoperta di animali sconosciuti. Io qui ho paura ad entrare, non voglio essere morsa da un serpente. Mi sa che i pitoni o comunque i serpenti saranno qui, vediamo. Sei pronta a rimanerci male? Eh? Ecco il coccodrillo. Ma che carino, ma è una lucertolona, è neonato, è un patatino. Ecco perché lo stagno era libero. Ma che caruccio, ma lo voglio, me lo metto a casa. Un cucciolo di coccodrillo è così piccolo quando nasce. Sì, nascono dalle uova. Si è mosso.
e direi è vivo, quindi è normale che si muova. Ma guarda che simpatiche queste tartarughine con queste facciuzze tutte arlecchine. Ma che occhietti belli che hai, ciao. Lui si prende bello beato il sole. Qua c'è il serpente e qua c'è il cibo del serpente. Che ragno! E guardate, qui c'è il serpente. Oh, 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 ma sono due! Con la muta accanto! E questa è pelle morta di serpente? No, tranquilli, non hanno combattuto fra di loro e si sono scuoiati vivi, ma semplicemente è un fenomeno naturale per i serpenti di rinnovare la propria pelle. Ale, bacialo! Bacia un bel ranocchio! Io ce l'ho già il principe, bacialo tu! No, non lo bacio e mi viene la salmonella e ci muoio! Questo non lo dicono nelle favole. Sei sicura di volere provare il gelato qui? Credo di aver trovato il gelato ai piselli. Sì, sembra proprio gelato ai piselli. Oh mamma, questo sì che fa paura. È un pitone reale, cos'è? Pitone burmese. Burmese. Un pitone se ti prendo t'ammazzo, questo è il suo nome. Esatto. Stanco d'aver mangiato troppo. Ragazzi, sono così grandi che sembrano dinosauri. E non so se lo sapete, ma vivono per tantissimi anni, anche centinaia di anni. Perché si sa, chi va piano va sano e va lontano. Nel tempo. Nel tempo. Ragazzi, che impressione! E in piedi! Ciao serpentello! Come sei viscido! Ah, guardate la lingua sibilante! Che impressione! Abbiamo trovato delle indicazioni e guardate un po'! Panda! Panda! Panda giganti! Corriamo a vederli! Credo che qualche indizio ci porti a pensare che siamo nella sezione delle tigri. C'è una statua gigante di una tigre enorme. Bene, adesso dobbiamo attraversare questo ponticello. Ponticello pericolante, ma non solo, con le tigri sotto. Certo, io ti aspetto qua, vai. Tanto prima o poi devi venire, non è che puoi rimanere qui a vita. Io vado, eh? Adios, amigos. Ti lascio in eredita il mio canale, miei gatti. Aiuto. Ma non possiamo tornare giù a fare tutto il percorso opposto? Troppo complicato, io sono troppo pigra. Morirò per questo. Ale, vieni! Che esagerata! Neanche fosse super traballante! Ora sì che balla se tu ci corri sopra! Ma io non sto vedendo tigri, per fortuna. Erano belle rintanate poco fa. Perché sono tutte sotto di noi che aspettano che cadiamo. Ha mania di persecuzione, Alessia. Ecco trovata la tigre! Ma sei un gattone gigante! Che bella! Ciao! Buon riposino, eh? Siamo allo spettacolo dei delfini! Oh, che bello! Non l'avevo mai visto di presenza! Guardate che cute! Poco fa ha saltato qui sopra! Ovviamente sta aspettando del cibo, mica è scemo! Caruccio! Oh, guardate, è salito! Neanche me ne sono accorta! Che attacco che ho! Ora gli dà del cibo, che fa? Ah sì, gliel'ha dato! Strangolo, ti vai, Isama! Ah, è carino, ma sta scivolando! Abbiamo trovato i panda! O perlomeno le statue. Però me lo sento, ci siamo vicine. Pronto a vedere per la prima volta i panda? Sì! Devo essere qui dentro per forza! Allora, se c'è l'immagine di un panda e non c'è il panda dentro, non ha senso, quindi sono qua. E allora siamo arrivate, vediamo un po'. Ma che bel parco giochi che ha! Dov'è il panda? Non lo vedo. Il panda è dentro questa porticina, ma non ha alcunissima intenzione di uscire. A few moments later. È il panda! Era uscito per qualche secondo, poi la gente si è messa a urlare per l'entusiasmo e lui è rientrato. Oppa! Peccato che con la vetrata non si veda bene, però guardatelo, è lì accovacciato che dormicchia. Ehi, potresti venire qui fuori? Che ti vediamo meglio? Cappellino! Amore! Ciao, pandino! Ragazzi, il panda è stato un po' dispettoso e se n'è stato intanato. Mi dispiace, Ale, non l'hai potuto vedere. Beh, dai, un pochino l'ho visto, però non troppo. E siamo venute sin qui in Cina per vederti, panda! Si sa, i panda sono animali pigri. Ed infatti è proprio per la loro pigrizia che si stanno estinguendo.
anzi adesso non sono più in via di estinzione, mi diceva Alessia, però sono gli unici animali che si stanno estinguendo per causa loro e non di fattori esterni, perché hanno un solo giorno fertile e gli scoccia pure riprodursi e quindi non nascono pandini. Comunque, panda maleducati che ci davano il sederone a parte, spero che vi siete divertiti comunque a vivere con noi questa giornata allo zoo e fatemi sapere qui giù nei commenti se avete mai visto i panda. E noi ci rivediamo al prossimo video, ciao!